Graziano di Natale, una brutta notizia per Paola: entro gennaio 2019 verrà smantellato il capannone che ospita l'officina di Trenitalia. Intanto questo è un proposito che è frutto di una decisione da parte della direzione compartimentale regionale dell'azienda che gestisce la ferrovia, il nodo ferroviario della stazione di Paola. È una notizia non solo deleteria per il territorio, ma anche per i livelli occupazionali che sarebbero pregiudicati da questa iniziativa. Ma non solo, si va a minare anche la sicurezza, perché l'officina del nodo ferroviario della stazione di Paola ospita anche il carro soccorso, e che per chi non ha memoria corta significa andare un attimo a rivedere l'utilità del carro soccorso. Quando c'è stata il famoso incidente nella galleria Santo Marco, i soccorsi sono stati garantiti proprio dalla presenza dell'officina che ospita il carro soccorso, che in soli sei ore ha garantito livelli di assistenza elevati. Per cui noi ci siamo opposti insieme al sindaco di Paola su questa cosa, abbiamo scritto al direttore compartimentale, però non ci fermeremo qui, perché riteniamo che questa cosa non può sicuramente essere presa in considerazione da parte delle ferrovie. Facendo due calcoli, quanti posti di lavoro si potrebbero perdere? Intanto ci sono delle esigenze anche di andare a ricoprire il personale che è andato in pensione, quindi più che la perdita dei posti di lavoro, io parlerei anche della necessità di implementare il personale che lavora nell'officina della stazione di Paola. Però si perderebbero intorno a una decina di posti di lavoro. Ciò significa che non solo andrebbe ad incidere sui livelli occupazionali, ma anche sulla qualità del servizio. È impossibile che in una terra così martoriata dalla carenza delle infrastrutture si possa pensare di chiudere l'officina che garantisce, come dicevo prima, livelli di sicurezza e di assistenza in un importante nodo ferroviario che è quello di Paola.